Roberto, questa mostra delle tue foto, Sguardi, che riguarda il 2017, sono veramente uno spunto per riflettere attraverso lo sguardo quello che è la persona. Sì, dunque questa mostra è la conclusione di un percorso nato, come tu sai, l'anno scorso da un'idea di Procolo e di Santo. Questa è una conclusione, purtroppo la pandemia ci ha portato a non fare tante cose. Questa mostra è stata voluta soprattutto da degli amici, perché tu sai, io non sono tanto propenso a queste cose. Sguardi, perché sguardi? Chi viene a vedere la mostra lo capisce subito. In quegli occhi, in quegli sguardi c'è tutta la loro sofferenza, tutte le loro paure, tutte le loro speranze quando vengono da noi. Speranze di una vita normale che loro non hanno mai avuto. Io ho parlato con qualcuno di loro e quindi capisco veramente cosa vuol dire la sofferenza. E noi che ci lamentiamo dovremmo vergognarci, perché abbiamo tutto. Hai ragione, per questo c'è uno spunto di riflessione, perché poi ci sono foto dove ci sono bambini e quindi ancora di più si coglie il significato di questo viaggio della speranza. Certo, questi bambini, alcuni di questi non sono in queste foto perché ho deciso di non metterle. In quel gruppo che è sbarcato là c'erano 4 bambini da soli, il più grande aveva 7 anni, uno ne aveva 4. E in una foto particolare erano tutti quanti assieme, si tenevano per mano, cioè era una sofferenza guardarli. E io sono riuscito a fare queste foto perché ero lontano, cioè loro non sanno che io li ho fotografati. Ecco perché l'ho chiamato sguardi, perché loro non sono soggetti a niente, il loro sguardo è quello. Non hanno dovuto né fingere né crearsi un alibi per quello che stavano passando. Questa è la mia mostra. Questa è la tua mostra e questa è la tua passione anche per la fotografia, perché sono fotografie molto belle, dicevo a Santo, che regalano tante emozioni. È quello che volevamo, insomma. Io non sono un fotografo, continuo a dirlo. Io sono solo un appassionato di fotografie. C'è questa differenza, perché il fotografo è più soggetto a dei canoni, a delle misure, alla richiesta di altri. Io non ho richieste, io faccio fotografie in un attimo. Per me è quello l'attimo, poi tutto il resto lascio la gente a decidere che cos'è. Fino a quando rimarrà aperta questa mostra? A fine marzo, sì. Fine marzo. Quante sono le fotografie esposte? Esposte dovrebbero essere 27. Ha importanza questo numero? No, ho fatto una scelta perché sono 680 fotografie che ho fatto. Questa è una scelta in questo momento, siccome sono tutte frutto della mia passione, capito? Allora ne ho fatto una parte. Se ci sarà un'altra possibilità, faremo un altro gruppo di fotografie.